Dopo aver visto i motivi per cui preferire il Redmi Note 9 Pro al Poco X3, vediamo in questo video invece il contrario, ovvero quali sono le ragioni per cui sarebbe meglio puntare proprio su questo Poco. Naturalmente però se volete prendere e guardarvi la prima parte di questo video un po' diviso in due, beh, qua sopra adesso vi lascio il link al primo video, ma lo trovate anche sotto comunque in descrizione. Come in descrizione poi trovate anche la possibilità di collegarvi al canale Telegram Dilli, quello che io vi consiglio sempre per trovare al miglior prezzo sia il Redmi Note 9 Pro che poi anche soprattutto il Poco, un po' protagonista alla fine di questo video. Allora, iniziamo da una cosa che io in realtà avevo preferito sul Redmi, ovvero il design, la costruzione, ma per un aspetto c'è una cosa che invece me lo fa preferire sul Poco, ovvero il sensore di impronte laterale che è posto un pochino più in basso, è proprio stato spostato leggermente sotto sul Poco e quindi è più facile da raggiungere, un po' più comodo e comunque poi troviamo la solita rapidità, lettura classica 10 volte su 10, è veramente istantanea, rapidissimo e quindi estremamente più comodo, un po' più comodo rispetto al Redmi. Ed ecco, una delle pochissime critiche che possiamo fare, che alla fine riguarda lo spostamento o meglio l'apposizionamento del lettore di impronte sul lato, è il fatto che sia ancora un LCD e non, diciamo, l'AMOLED che tutti quanti un po' speravamo, però d'altro canto è un LCD veramente, veramente fatto bene e soprattutto migliore rispetto al Redmi Note 9 Pro. A parte il discorso dei famosi 120 Hz che, come sapete, trovo simpatici, carini, comodi, ma non per così dire, tra virgolette, utili. A parte questo, però, i colori sono veramente, veramente belli. È tutto un pochino più vivo rispetto al Redmi, anche andando a inclinare la qualità, vedete, del Poco è evidente, i neri rimangono un po' più neri, non c'è quel grigio invadente. E poi, soprattutto, attorno al foro della fotocamera frontale manca quell'effetto blinding, quindi insomma, il miglioramento rispetto al modello, chiamiamolo precedente, è effettivo ed è eclatante. Al netto poi comunque del sensore di luminosità che, come vi ho detto, io preferisco sul Redmi. Comunque, se cercate un bel display, questo Poco sicuramente è da puntare ed è migliore rispetto al Redmi. Quindi adatto per la visione dei contenuti in streaming anche grazie a un altro aspetto su cui è nettamente superiore il Poco, ovvero nell'audio con le capsule, perché sì, sul Poco abbiamo l'audio stereo, ma non è solo questione di audio stereo, è anche dovuto al fatto che è proprio superiore sia come suono, come volume, qualità poi che è di un'altra categoria. Sinceramente rispetto al Redmi Note 9 Pro dove sono rimasto un pochino deluso. E peccato veramente per un po' di confusione che hanno fatto sul Poco con la questione dei certificati WeDivine, perché sì, è presente L1 su entrambi, ma come vi ho già detto nell'altro video, beh, se utilizzate Amazon Prime, lì la situazione è un po' critica. Peccato, peccato davvero. A penny for your thought. I wanna know what's inside that heart of yours. Ma la cosa alla fine che ha reso famoso questo Poco X3 riguarda il fatto che sia comunque completo, come lo era alla fine anche il Redmi Note 9 Pro. Infatti comunque anche qui troviamo l'NFC, troviamo il Bluetooth 5.1, troviamo gli infrarossi e troviamo anche il 4G Plus, anche se la ricezione, come vi dicevo, è stata un po' ballerina, non mi ha entusiasmato e alla fine la reputo migliore sul Redmi Note 9 Pro. E in ogni caso potrebbe essere che venga sistemato attraverso aggiornamenti software perché, come vi dicevo, alla fine il modem proprio dovrebbe essere superiore sul Poco. Proprio sul software poi vorrei soffermarmi sul discorso della MIUI, che qui non troviamo la classica, troviamo la personalizzazione Poco, però ecco, rispetto al Redmi qui abbiamo già la MIUI 12. Abbiamo patch di sicurezza più aggiornate, al netto poi di alcuni bug, del fatto che io non amo proprio il drawer delle applicazioni che bisogna scorrerlo, però la MIUI 12 alla fine è un bel miglioramento, una netta rinfrescata rispetto alla 11 ed ecco qua sul Poco la troviamo già, cosa che invece non troviamo già sul Redmi. E non farò un approfondimento poi sulla batteria, parlandovi quindi confronto dei software, se sia
se consumi di più la MIUI 11, la MIUI 12, perché l'ho già fatto in realtà nell'altro video e quindi andate a ripescarvelo, che così potete vedere proprio un confronto diretto tra i due. Comunque sono entrambi due smartphone che vi permettono di coprire normalmente tutta la giornata in modo abbastanza tranquillo. L'altra cosa su cui poi mi voglio soffermare riguarda le fotocamere, che c'è un miglioramento anche qua, perché abbiamo entrambi i 64 megapixel, ma è un sensore Sony sul Poco e un Samsung sul Redmi, e soprattutto cambia la grandangolare che passa da 8 a 13 megapixel. Ecco, e qui mi rompe sinceramente che abbiano fatto un passetto indietro nelle macro, che tanti non ritengono fondamentale, però quando c'è da 5 megapixel fa abbastanza la differenza se dovete andare a fare quelle foto di dettaglio. Purtroppo è presente sul Redmi da 5 megapixel, mentre sul Poco si è tornati a quella da 2. Vabbè, sono quelle cose che mi riesce difficile capire che fa Xiaomi ogni tanto, peccato, però le qualità delle foto sono effettivamente migliori sul Poco. Il sensore da 64 in realtà mi ha dato qualche piccolo problema via software, perché quando vado a scattare con il Poco a piena risoluzione, quindi 64, ci mette spesso qualche secondo, e quindi vedete qua una serie di foto che sono venute fuori senza senso perché ho cliccato ma mi ha salvato la foto qualche secondo dopo. A parte questo, comunque ho scattato una marea di foto di confronto e generalmente il risultato è proprio migliore sul Poco, punto. Maggior dettaglio, miglior gestione della luce e dei colori, in mancanza di luce proprio minor rumore digitale, minor impastamento e quindi miglior proprio definizione generale della foto, migliori foto, punto. Tutto questo sul sensore principale, come vi dicevo, che comunque è un pochino diverso, ma la vera differenza poi la si nota nella grandangolare, che è proprio di un'altra categoria dal mio punto di vista. Infatti aumenta ancora di più per distacco la definizione, il field of view in realtà è praticamente uguale, similare anche alla distorsione ai bordi, ma superiore per tutto il resto. Apprezzabile poi che sul Poco ci sia la possibilità di attivare o meno la correzione ai bordi, cosa che manca sul Redmi, e quindi disattivandola per esempio andrete a inquadrare un pochino di più. E mantiene poi il vantaggio il Poco anche sul sensore frontale per quanto riguarda proprio le foto selfie. Anche qui passiamo da un 16 a un 20 megapixel sul Poco, e in particolare cambia anche l'apertura, che passa da 2,48 a 2,2 sempre sul Poco, e quindi i risultati si gli danno la ragione. Maggior dettaglio, una rifinitura migliore del viso, un attimo meglio anche la gestione dei colori dell'HDR, e poi di default la correzione della pelle è leggermente maggiore, quindi sì, alla fine le foto vengono meglio. Insomma, non direi di gridare al miracolo per questo Poco, fa effettivamente buone foto, non sono diciamo quelle miglioramento sensazionale che si è prospettato, però già venivano molto bene sul Redmi Note 9 Pro, e il fatto che vengano un pochino meglio sul Poco, beh, fa la differenza. E sì, lo so, poi un altro aspetto che tutti vi aspetterete sono le prestazioni, perché il processore è leggermente migliore sul Poco, parliamo da un 720 a un 730G, però alla fine nell'utilizzo quotidiano le differenze sono praticamente inesistenti, soprattutto nella classica gestione di social, nell'apertura, nella visione di filmati, insomma lì alla fine aprire con uno, gestire la giornata con l'altro, beh, siamo veramente similari. E comunque vi dico, state sicuri che sia con uno che con l'altro non rimarrete mai delusi. In particolare il Poco è sempre reattivo, performante, anche messo alla frusta poi con i giochi rimane ottimo. Insomma, un miglioramento dal mio punto di vista impercettibile, soprattutto adesso, soprattutto in questo momento con questi aggiornamenti. Potrebbe dire la sua, migliorare ancora un poco con altri aggiornamenti, però sì, rimane nel non lo so, dipende come deciderà di gestirlo proprio Xiaomi. Ad ogni modo, quello su cui ecco è un pochino meglio nella gestione del calore, e lo si nota soprattutto quando si vanno appunto a effettuare lunghe sessioni di giochi, ma però sto parlando di veramente lunghe, almeno un 30 minuti e di più, dove il calore sulla scocca, beh, rimane leggermente inferiore sul Poco. Peccato che questo poi non vada a influire nella batteria, che come vi ho già detto nell'altro video, alla fine rimane sul Poco un pochino sotto, diciamo di un 7-9% in più il consumo sul Poco rispetto al Redmi, che non sono nemmeno molti, però ci sono, e anche qui ci saranno miglioramenti. Beh, non lo posso sapere, probabilmente sì, però non è detto al momento. Se devo fare un confronto diretto tra le due batterie, beh, sul Note 9 Pro dura un pochino di più
va bene. In ogni caso, qual è alla fine il mio punto di vista tra uno e l'altro, tra questi due concorrenti, tra questi due, alla fine Best Buy, uno più per la prima parte dell'anno, uno probabilmente per la seconda? Alla fine in X3 i miglioramenti ci sono e sono in alcuni aspetti abbastanza fondamentali, come il display, le foto, alcuni aggiornamenti. Da una parte troviamo già, infatti, come vi dicevo, la MIUI 12, ok, però credo alla fine che serva ancora qualche mese, forse un mese, forse due, per lasciare al poco la possibilità di esprimere le sue potenzialità complete. Quale dei due, quindi, alla fine, dopo questi due video, sceglierei? Vi dico, se avete già Redmi Note 9 Pro, no, secondo me non vale la pena il passaggio al Poco X3, direi di almeno di aspettare qualche mese. Se invece dovete scegliere un telefono adesso, dovete prestare attenzione a quello che vi serve veramente, se volete un telefono affidabile con una connessione certa e con poi una certificazione completa con Amazon Prime, allora vi dico, puntate sul Redmi. Se invece siete disposti a qualche rinuncia e avete fiducia in Xiaomi, in qualche miglioramento nei prossimi mesi, che di solito avviene, beh, allora forse è il caso di puntare sul Poco, che alla fine mi ha veramente impressionato e mi è piaciuto, devo dire, un gran bel telefono realizzato da Xiaomi. Questo è tutto, se il video vi è piaciuto mi raccomando non dimenticatevi di seguire il canale Telegram Dilly e poi di lasciare un like a questo video e di iscrivervi anche al canale se appunto questo video vi è piaciuto, così ci rivedremo in un prossimo contenuto. Un saluto da Daniele Pinto.